Barbara D'Urso, un nuovo amore prima del ritorno in TV?. Barbara D'Urso, di nuovo innamorata prima del ritorno in TV?. Prima di rivederla su Canale 5 durante la prossima stagione televisiva, la conduttrice Barbara D'Urso sta facendo parlare di sé per la sua vita privata e per un nuovo fidanzato tutt'altro che sconosciuto al pubblico. La conduttrice, dopo essere rimasta single per anni, a maggio di quest'anno aveva dichiarato alla rivista Oggi proprio di avere una gran voglia di innamorarsi, dato che non le era più capitato da tempo. In questo periodo pare che sia stata accontentata e che il nuovo compagno sia il famoso attore e produttore cinematografico scozzese Gerard Butler. L'attore e Barbara D'Urso si sono conosciuti al Global Fest Film & Music di Ischia, tenutosi tra l'8 e il 16 luglio di quest'anno e, nonostante fossero già stati paparazzati insieme, fino ad ora non era giunta alcuna conferma di una relazione tra i due. Conferma che adesso, invece, è arrivata dallo stilista Giovanni Ciacci, amico intimo della conduttrice e personaggio di punta del programma Detto Fatto di Caterina Balivo. Ciacci ha dichiarato al settimanale Eva 3000 che la coppia è ormai inseparabile da giorni, che Butler sarebbe stato in Toscana dalla D'Urso, per poi ritornare da lei dopo un breve soggiorno in Inghilterra. Barbara D'Urso, un amore hollywoodiano in attesa di tornare in TV. Ciacci ha poi continuato dichiarando che Barbara D'Urso non ha ancora deciso di ufficializzare la cosa perché, essendo lei una donna fortemente all'antica, molto probabilmente non c'è stata ancora alcuna proposta ufficiale da parte dell'attore, anche se pare che i due abbiano trascorso insieme anche il Ferragosto e che Butler sia talmente preso dalla conduttrice da averle regalato dei preziosi gioielli, degli smeraldi precisamente, acquistati in una gioielleria a Capri. Butler è più giovane di circa 12 anni della conduttrice e, dopo la fine della relazione con la redattrice d'Interni Morgan Brown, anche lui è stato single per diverso tempo. Barbara D'Urso, invece, quest'anno ha chiuso definitivamente il capitolo riguardante l'ex marito, il ballerino Michele Carfora, sposato nel 2002 e da cui aveva divorziato nel 2008. Al quale non dovrà più versare gli alimenti, e tornerà in TV con Pomeriggio 5 soltanto dal 4 settembre e non dal 28 agosto, come si aspettavano in molti, mentre la ripresa di Domenica Live è prevista per il 28 settembre. Si tratta di date piuttosto lontane che lasciano scontenti i seguaci dei programmi della D'Urso, ma che lasciano anche presagire la possibilità di numerosi cambiamenti riguardanti le trasmissioni.